Una città a misura di bambino è una città a misura di tutti, lo ha ricordato il sindaco Massimo Seri in occasione del trentennale della Fano Città delle Bambine e dei Bambini, un traguardo importante per un progetto portato avanti dal primo cittadino sin dal suo insediamento nel 2014. Tra i risultati raggiunti la riqualificazione degli spazi pubblici, il consiglio dei bambini, la città da giocare, il carnevale dei bambini, oltre alle attività culturali e alle iniziative nei vari quartieri. Quello di oggi, ha detto il primo cittadino che ha lasciato per sé la delega in materia, non vuole essere un momento esclusivamente commemorativo, ma di rilancio. Infatti il comune ha organizzato un anno di eventi anche di alto profilo, come testimonia il coinvolgimento di UNICEF e del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sono 30 anni significa che questa esperienza è un'esperienza importante per la città, ma soprattutto per quello che ha prodotto. È stata una felice intuizione quando nacque nel 1991, in questi anni tante le attività, ma soprattutto tanti progetti che hanno pensato ad una città sempre dove si puntava alla qualità della vita, perché Fano Città dei Bambini è proprio un'esperienza di organizzazione di città che è accogliente per tutti. Si parte dal punto di vista dei bambini per arrivare a tutta la città. E abbiamo deciso di celebrare questo anno partendo da questo maggio fino al maggio dell'anno prossimo, organizzando tanti eventi dai massimi livelli a livelli rivolti ai ragazzi, alla città, insomma tanti momenti nazionali e internazionali. Questa, ha poi commentato l'assessore Mascarin, è l'occasione giusta per ripensare a come sarà Fano fra 30 anni. Deve esserci una visione che renda la nostra città più inclusiva. Ad illustrare il programma è stata invece Paola Stolfa. Se pensiamo che i primi partecipanti oggi hanno superato i 40 anni, ha detto la coordinatrice, ci rendiamo conto di come questo progetto abbia contribuito a creare una consapevolezza e un senso civico nei nostri giovani. Cominciamo giovedì prossimo, il 29. con la presenza di Francesco Tonucci, che è il fondatore, l'ideatore di questo progetto che ancora ci accompagna, e ci sarà un evento online, quindi alcuni di questi eventi per forza di cose saranno online, per poi arrivare il 27 maggio a fare sempre online un collegamento con la rete internazionale delle città di tutto il mondo, d'Europa e del mondo, per confrontarsi sulle varie esperienze. Poi arriva l'estate e speriamo di poter tornare all'aperto, e in questo momento riusciremo a coinvolgere di più i bambini nella città, sia in centro storico, grazie alla collaborazione anche con le organizzazioni che già fanno attività su questo, ma anche della città dei bambini, come per esempio la Memoteca, piuttosto che Passaggi, piuttosto che il Consiglio dei Bambini e via dicendo, quindi giovedì sotto le stelle, eccetera. E a settembre ci sarà l'evento istituzionale, quello di cerimonia più eclatante, con dei rappresentanti molto importanti. Per chiudere a maggio dell'anno prossimo, speriamo davvero con la città a giocare, quindi invaderemo la città di bambini che giocano, sperando di poter stare all'aperto in tutta sicurezza.